Bentornati a tutti gli amici della Sportware, siamo al 21° incontro di quattro chiacchiere con la Sportware. Siamo con la Cluana Civitanova e con il team manager Andrea. La Cluana Civitanova gioca attualmente nel girone Olanda ed è terza classificata e partecipa già dal 99-2000 con diverse squadre alla Gold Cup, quindi siete una squadra veterana. Ciao Andrea. Ciao. Allora, senti Andrea, da cosa viene il nome Cluana? Ci vuoi spiegare da cosa deriva il nome, per chi non lo sapesse, insomma, magari che... Il nome Cluana deriva il nome storico di Civitanova Marche, il nome che Civitanova Marche aveva in epoca romana. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo scelto questo nome proprio per questo motivo. Per ricordare questo è il nome, un nome storico del, sì, di Civitanova Marche. E quali sono i colori della maglia? Magari la vediamo anche quella storica. I colori, questa è quella più storica, quella più vecchia. Sì, i colori siamo sono ecco. I colori classici di Civitanova, della Civitanovese rossolino. E poi vedo che anche quella nuova invece, sempre con gli stessi colori. Gli stessi colori, però i ragazzi quest'anno hanno voluto cambiare e hanno fatto le strisce. Quindi Civitanova Marche, c'è cioè colori blu e rosso. Sì, sempre rosso blu, ma sono cambiate le strisce. Senti, noi abbiamo tra i nostri giornalisti c'è Roberto Maravini che viene da Civitanova Alta. Come sì, sono i rapporti tra... Roberto Maravini è un amico, è un simpaticone, ci tiene sempre a dire che viene da Civitanova. Lo salutiamo, ciao Roberto. Ciao Roberto, ci tiene sempre a dire che lui è di Civitanova, è vero, però io gli ribadisco sempre che è di Civitanova Alta, che per quanto ormai è Civitanova, ma Civitanova Alta è sempre Civitanova Alta, non è proprio Civitanova, anche se a livello politico ormai fa parte del comune. C'è sempre stata una rivalità storica. Sì, scherzando. Prima sì, tanti anni fa sì, adesso no, adesso ci si scherza sopra. Però negli anni prima della guerra e a cavallo ci sono state battaglie forti. Battaglie importanti fra le due fazioni, insomma. Basta e ci danno altre per il comune, sì. Bene, e senti, se vogliamo parlare un attimo invece della Sportware, no? Cos'è una cosa che hai trovato qui da noi, per cui sono anche tanti anni che partecipi? Ormai sono praticamente 20 anni che stai con che noi. Stiamo, sì. Noi come gruppo, come ragazzi, come squadra, è più o meno dal 99. E quindi cos'è una cosa che hai trovato, no, nella Gold Cup, per cui vieni, ti piace insomma fare la Gold Cup e i nostri campionati? Allora, le cose sono diverse, le caratteristiche che avete, che ci hanno sempre affascinato, sono diverse. La principale è l'organizzazione, siete ben organizzati, non ci sono brutte sorprese né a livello dell'organizzazione, né a livello dei campi. Avete una segretaria simpatica e carina, è brava, che è brava, che è molto paziente e ci accoglie sempre a braccia aperte. E poi ecco, funziona tutto. Bene, e invece per andare allora voi adesso state facendo, avevamo ricordato all'inizio dell'intervista che voi siete nel girone Olanda e siete terzi. E chi pensi che sia una squadra che può vincere il girone Olanda? Allora, partendo dal presupposto che non siamo neanche a metà campionato, quindi io non le ho viste tutte. Ecco, diciamo per quelle che hai visto tu. Per quelle che ho visto io, al di là del fatto che il risultato per noi è stato abbastanza pesante, forse più per colpa nostra che per merito loro, però la squadra che mi ha impressionato di più è il 5 Tori. Forse il 5 Tori qui di Osimo. Molto organizzata e tecnicamente. E invece se dovessi dire un nome, voi ci mettete tra quelli che potrebbero vincere Olanda o essere scaramanti? Allora, noi quest'anno siamo abbastanza competitivi quando riusciamo ad essere tutti. Questa è una cosa che ho sentito tanti anni, poi dopo... Ma non detta solo da noi, anche da chi ci ha visto, lo stesso Maravini quando viene a vedere... Ma io ho visto gli ultimi, anch'io ho visto gli ultimi servizi, ecco, proprio di Roberto... C'è un capitano strepitoso, Michele Scoli, ma anche la squadra. Il pivot, l'attaccante Simone Maggiotta, che sta sempre tra i primi della Casilia Cannonieri. Quindi abbiamo vari elementi, però purtroppo un po' per l'età, un po' per il lavoro, un po' per 50 motivi, non riusciamo mai o quasi mai a essere in tutte le partite tutti. E quindi questo lo paghiamo. Quindi diciamo... Se tu potessi avere a disposizione tutta la rosa, tutto il campionato, ti metteresti sicuramente tra la prima o la seconda? Sì, sì. Così spero almeno di provarci. E in generale, che possa poi andare a vincere alla fine la formula di gioco, i playoff della Gold Cup, chi potresti mettere? Diciamo, allora, se io devo
prescindere dal girone nostro, guardando gli altri gironi, l'altro girone, ci sono quelle 3 o 4 squadre storiche che sono sempre di un buon valore, che potrebbero fare tranquillamente anche un campionato di primo livello anche nella Serie D. Sì. Io ricordo Castelfidardo, Sabbagi Castelfidardo. Albanova, anche loro, sì. Poi c'è anche un Cappuccini. La squadra di Ancona, che l'anno scorso ha vinto la Coppa di Lega. E poi a me piace anche piace per la specchia rivalità, ma comunque erano e sono in giunto la squadra La Fuzza Regina, certo che se dovessi andare su, che magari riesci a andare su, ti piacerebbe rincontrarla per fare... Sì, perché abbiamo avuto storicamente scontri storici, belle battaglie, dove loro hanno vinto più di noi, perché erano più attrezzati, lo sono sempre stati, però quelle volte che abbiamo vinto noi sono state... E comunque immagino per quello che potevate che l'avete fatto sudare. Sempre grandi battaglie. E forse anche il succo, insomma, la bellezza dello sport è questo. Senti, invece se andiamo nello specifico a un giocatore, chi in tutti questi anni, quale potrebbe essere un giocatore che ti è piaciuto in maniera particolare, che ti è veramente forte? Il nostro o qualcuno? Sia che può essere tuo, o che ha giocato con te, o comunque che, con tutte le squadre che ha incontrato, dici per me questo giocatore è fortissimo. Allora, ci sono stati due ragazzi in particolare che mi hanno negli anni un po' impressionato. Uno a me piaceva particolarmente era Riccardo Ramadori, e quindi ritorni sempre al Fuzza Regina. E un altro invece che prima giocava con un'altra squadra che non ricordo neanche il nome, e poi dopo un periodo ha giocato anche con noi, era un argentino molto forte, a mio modo di vedere molto forte, un attaccante fortissimo sia tecnicamente che per la velocità, e si chiama adesso non gioca più, Soto Andres. E senti, te devo chiedere questa cosa perché lo chiedo a tutti, e soprattutto sono sicuro che ci avrai da raccontarci qualcosa, perché dal 99 non è possibile che non ti è capitato qualcosa. E raccontami qualcosa, un aneddoto che ti è successo, uno, due aneddoti, ce ne avrai sicuramente molti. Ma simpatici o sportivi? Simpatici, sportivi, di tutti i tipi, insomma, ma simpatici che fanno ridere, capito? Perché è una cosa che piace. Poi facciamo in breve, ce n'è un paio. Uno un po' particolare, cioè su una partita, se non mi ricordo né il campionato né l'arma, su una partita avevamo un portiere un po' mattarello, ma che effettivamente si trovò in difficoltà durante la gara e chiese all'arbitro di poter fermare la partita perché aveva bisogno di andare al bagno urgentemente, al bagno nel vero senso della parola, e non ce la faceva più. E lui fermò la partita, parlò con l'arbitro, lui ha richiesto all'arbitro di fermare qualche minuto la partita per andare al bagno, per punto io non credevo, non capivo se scherzava, e l'arbitro mi ha detto mister, che devo fare, e io ho detto faccia finta che chiamiamo un time out e lo mandi al bagno, e è andato al bagno, siamo stati due giorni, cioè, sì, e non parlo dal bagno senza portiere, non potevamo andare. E andò così tutti a ridere, non so nemmeno se dal punto di vista regolamentare sia, non lo so, ma ormai è andata. E questa è imbattibile, questa ne è una. E l'altra invece, stavamo facendo l'appello con l'arbitro e un nostro giocatore aveva una segreteria telefonica con una suoneria particolare in cui c'era la voce della moglie, della fidanzata a quel tempo registrata, e diceva una frase, il soprannome suo particolare, quando questa la lo chiamava, diceva Pippi rispondi al telefono, dal basso basso andava sempre a salire, insomma. Mentre stavamo facendo l'appello con l'arbitro, sto telefono squilla, noi durante l'appello lui stava zitto perché si vergognava, poi si sentiva sempre più forte, stava detto, Pippi rispondi al telefono, Pippi rispondi al telefono, all'ennesimo Pippi, sempre più alto, ci siamo fermati tutti quanti, ma chi è sto Pippi qua? Lui si vergognava, non lo voleva dire adesso io, il telefono mio, che è quella che rompe le scale, e noi tutti a ridere, compreso l'altro, si è fermato, ha preso il telefono e ha risposto. Guarda, non so, sicuramente ce ne avrai anche altri, però 20 anni sono tanti. No, va bene, andiamo avanti. Qual è stato invece un momento bello, brutto durante questi campionati, no? Che ricordi
una vittoria, una sconfitta, oppure un momento anche allora, che non legato proprio parliamo allo di momenti perché gli episodi sono tanti e non finirei più. Ah, beh, vabbè, sì. Il momento più bello probabilmente è stato, se non sbaglio, il 2013, quando andammo, c'entrammo i playoff per la prima volta e facemmo anche un bel percorso, arrivamo fino ai quarti di finale e uscimmo ai rigori, mi sembra. Ai rigori, sì, ultimo rigore. Qui ha bruciato anche, tra l'altro. Sì, ha bruciato. Bello, ma alla fine ha bruciato. Ha bruciato anche perché ci trovavamo a giocare quella partita con diverse persone che, un po' per gli infortuni, un po' per dei matrimoni che erano capitati, arrivavamo proprio in sei, solo. E quindi perdemmo la partita, comunque con una buonissima squadra, però arrivavamo per la prima volta ai playoff e ce la stavamo giocando per entrare nelle prime quattro. E quello è il momento migliore, il più bello. Il momento peggiore probabilmente fu quando perdemmo un ragazzo, il nostro a quel tempo portiere, Gianluca De Carlo, per una brutta malattia, era molto giovane, 26-27 anni se non ricordo, e lo spirito di quel ragazzo che per un paio d'anni almeno, già sapevamo che era malato, tutto quanto, ma lui non mollava, faceva le sue cure e sistematicamente come poteva tornava a giocare con noi, ad allenarsi. Me lo ricordo quando mi raccontavi questo fatto. E noi, al di là dei suoi problemi fisici, per quanto era bravino, ma a volte i suoi problemi fisici perché comunque doveva creavano dei problemi anche per la squadra. Delle cure importanti, impegnative. E noi non lo togliamo mai da quella porta. Lui, finché c'è stato, bello. È rimasto in porta. Veramente bello. Bene, vogliamo chiudere qui con questo momento che è impegnativo, emozionante, insomma siamo spaziati dai momenti belli, simpatici, e così è lo sport comunque, passiamo dai momenti di divertimento estremo e anche di tristezza come questi, però mi piace insomma questa cosa di aver fatto sempre parte del gruppo quando poteva, che ci aveva la possibilità indipendentemente. Sì, insomma, lui fece parte del gruppo fino alla fine, noi, nonostante a volte sinceramente anche per le sue condizioni fisiche non perfette poteva crearci qualche problema in campo a livello agonistico, ma nessuno mise mai in discussione la sua presenza perché prima di tutto c'era la squadra, l'amicizia di poter giocare insieme, il risultato veniva sicuramente dopo di questa cosa. E guarda, non voglio dire che chiudiamo con una cosa triste, ma con una cosa emozionante, una cosa bella, e quindi non so se vuoi dire qualcosa su Lorenzo, che sono tanti anni pure tu che partecipi, allora, se lo vuoi dire, se te lo senti. No, su Lorenzo voglio parlare di cose carine, e Lorenzo era molto simpatico, ci scherzavo, ci giocavo, c'eri presente tu tante volte, come no? Cioè, era molto bello darci in giro su 100 cose. All'ennesima domanda sul Milan anche se che lui anche era costretto a subire perché quegli anni lì il Milan era di un altro pianeta e quello che mi piaceva più di tutti oltre alla simpatia era il fatto che mi accontentava sempre, come faceva i calendari lui non li faceva mai. Guarda, come li faceva lui è impossibile. E scherzando diceva sempre, ma non te lo posso fare, al momento che gli lo chiedevi. E poi sistematicamente ti telefonava, ti ho sistemato quella cosa. Era impagabile a questo punto. Sì, lo so. E poi un'altra persona, ecco, volevo fare un saluto al nostro capitano storico che purtroppo con un incidente non può più giocare con noi. Andrea Lelli, che è stato il capitano storico che per più anni ha indossato la nostra fascia. La fascia da capitano. Bene, allora chiudiamo con questa ultima curiosità, la nostra 21ª puntata di Quattro Chiacchiere con la Sport, una rubrica che è veramente carina e riuscita, e salutiamo Andrea e tutta la squadra del Tuana Civitanova, risalutiamo Roberto, dai non te ne avere a male anche se sei di Civitanova. Ciao Roberto, salutiamo anche Roberta. E salutiamo anche tutti gli amici della Sporter. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.